da una meditazione ridotta a un momento. Ci proviamo anche quest'anno a pregare insieme, rivolgere la nostra attenzione, alla nostra preghiera. Assistono questo ambiente, questa basilica, a noi tanto cara, e ci auguriamo che il loro lavoro possa produrre effetti sempre maggiori sul piano spirituale. Dobbiamo ascoltare la mano. I nostri genitori ci offrivano una donna, era un'offerta benedetta, la nostra salvezza. Noi dobbiamo, come un altro bambino, associarci a Maria, la mamma nostra, a Gesù benedetto, per contribuire insieme con loro a questo piano di salvezza dell'amore di Dio per tutta l'umanità, perché l'uomo è portato a non sedere a dimenticare, a non sedere a dimenticare, non so le leggi o le cose, ma è arrivare alla convinzione, alla trasformazione delle coscienze, a dire che quello che io uso per me, rubato agli altri, è vero, è vero, perciò gli altri stanno male. E allora che questa trasformazione del cuore, o madre nostra cara, noi continuiamo e vogliamo continuare con la nostra vita questo canto di amore per te, affinché ogni giorno, quando tu vorrai, ci presenteremo al tuo cospetto, dirai: bravo figlio mio, hai detto che i miei consigli ora dietro nella casa e nel posto che io ti ho preparato, il posto che ti appartiene, perché sei stato saggio, hai donato tutto nella tua vita e ora ti appartiene questo posto, questa gloria, questa gioia e questa serenità. Carissimi fratelli e sorelle, questo è il mio augurio, di tornare a casa questa sera, dormite veramente vicino alla donna e dito: madre nostra cara, quanto sei grande, quanto sei bella, quanto sei misericordiosa, e mentre ti do il mio cuore con tutto il pentimento, con tutto il perdono che ti chiedo e la preoccupazione per quello che deve essere nella mia vita, allora a te deve essere sempre più questo fiore profumato della mia vita. Vuole essere donata a te con tutto l'entusiasmo del nostro cuore. Questo auguro a tutti voi, che la testa della propria amore abbia sempre questo significato proprio nella vostra vita, nelle vostre famiglie, nella nostra diocesi e nel nostro cuore. Sia lodato Gesù. Abbiamo parlato del Magnifico.